Ciao, io resto a casa anche se però è stagione di asparagi. Asparagi verdi, asparagi bianchi. Sembrano due piante diverse, in realtà sono la stessa pianta, solo che sono coltivate in maniera diversa. Parliamo un attimo dell'asparago verde, che sarà il protagonista di questo video. L'asparago verde è un germoglio di questa pianta che cresce fuori dal terreno. Quindi che cosa succede? È verde perché è pieno di clorofilla, prende un sacco di luce solare e man mano che cresce, questa parte, la parte più vicina, diciamo così, al terreno, diventa sempre più legnosa. Al contrario, l'asparago bianco cresce completamente ricoperto dalla terra. Quindi non riceve luce solare, resta bianco, resta un germoglio bianco perché non prendendo il sole non produce clorofilla, ma cosa molto importante, la vedremo nel prossimo video quando parleremo solo degli asparagi bianchi, non forma una parte legnosa qui sotto. Quindi dell'asparago bianco si mangia tutto. Oggi parliamo solo degli asparagi verdi. Ora, come si pulisce un asparago verde? È molto semplice. Oltre al fatto che occorre lavarlo, dobbiamo capire qual è la parte legnosa e qual è la parte commestibile. Trovarlo? Semplicissimo. Si prende l'asparago, lo si piega, tenendolo fra le due mani e paf! Questa è la parte legnosa, questa è la parte commestibile. Molto semplice, basta fare così. Proviamo un'altra volta. Guardate. Tac! Legnoso, commestibile. Legnoso, commestibile. Ora, la parte commestibile la cucinate come volete, la parte legnosa la buttate via, ma potete anche tenerla. Se dovete fare un brodo di verdura per insaporire un risotto agli asparagi, per esempio, li potete usare, mettendoli appunto nell'acqua, per fare un brodo di verdura al sapore di asparago, che renderà il vostro risotto ancora più saporito. Ma oggi non facciamo un risotto, faremo una cosa completamente diversa. La ricetta che presento oggi vuole essere un pochino innovativa e non presentare gli asparagi sempre sotto quell'aspetto del asparagi che accompagnano l'uovo, asparagi dentro un risotto, asparagi che condiscono una pasta. La ricetta arriva direttamente dalla cosiddetta cucina molecolare e sfrutta le caratteristiche degli amidi che, come vedremo, hanno la capacità al calore di gelificare. Faremo con questa tecnica, che comunque vi spiegherò man mano che la faremo in maniera più esaustiva, dei veri e propri gnocchi senza farina, ma soltanto con amidi, quindi gnocchi che possono andare benissimo anche per persone intolleranti al glutine, ma soprattutto gnocchi che, non sapendo di farina, non sapendo di patate, ma sapendo esclusivamente di asparagi, ci daranno la sensazione di avere degli asparagi che si sciolgono in bocca. Li presenteremo in una sorta di farsa carbonara, in cui li condiremo proprio con un uovo, con del pecorino e del parmigiano, e li decoreremo con della pancetta. Per i nostri gnocchi molecolari abbiamo bisogno, a parte gli asparagi, di fecola di patate, che la trovate dappertutto, e amido di riso. Gli amidi sono abbastanza intercambiabili, quindi se non trovate l'amido di riso potete usare l'amido di mais, la comune maizena, però l'amido di riso, essendo molto più in sapore, di solito funziona meglio. Attenzione, amido di riso, non farina di riso, sono due cose completamente diverse. Dove si trova solitamente questo tipo di amido? Lo si trova al supermercato, quelli molto forniti, nel reparto per gli intolleranti al glutine, perché è un prodotto che viene molto usato dalle persone affette da celiachia. I nostri gnocchi particolari avranno bisogno di un ingrediente particolare, di una base grassa, che è un po' strana per chi non ha questa dimestichezza con questo tipo di cucina, ed è del mascarpone. La nostra carbonara avremo bisogno di tuorli d'uovo, del parmigiano reggiano grattugiato e del pecorino romano stagionato, oltre a una fettina di pancetta che devo ancora tagliare. Dopo averli puliti e lavati, ho messo gli asparagi verdi dentro dell'acqua bollente per 10 minuti. L'acqua è leggermente salata, adesso sono cotti, li prendo e li passo velocemente in acqua e ghiaccio. Questa tecnica non serve solamente ad evitare
che gli asparagi scuociano mentre stiamo aspettando di fare altre cose, ma serve anche a coagulare la clorofilla e a fermare questo loro bel colore verde. È una tecnica che si usa per qualsiasi altro tipo di verdura verde, dagli spinaci alle bietole agli asparagi appunto. In questo modo, una volta fatta questa cosa, il verde della nostra verdura rimane tale per qualsiasi manipolazione o cottura faremo in seguito. Una volta che gli asparagi si sono raffreddati, li taglio grossolanamente. E li metto in un contenitore alto, perché li dovrò frullare con un frullatore ad immersione. Ecco, una volta che li avete messi dentro tutti, cominciate a frullarli, frullateli molto bene, perché deve diventare proprio una vera e propria purea. Questa è la nostra purea di asparagi. Questi gnocchi potete farli praticamente con qualsiasi verdura vi piaccia, dalla zucca al cavolo, al non lo so che cosa, al radicchio, quello che vi piace. Basta bollirli, lessarli e passarli molto finemente con un frullatore a immersione. Ora prendiamo i nostri asparagi, mettiamoli in una casseruola che andrà sul fuoco. Aggiungiamo un pizzichino di sale, poi la fecola di patate e l'amido di riso. Mescoliamo bene. Adesso che avete mescolato bene tutto, mettete sul fuoco, accendete e continuate a rimestare. Che cosa succede? Succede questo, che con il calore gli amidi diventeranno un gel. Più o meno questo capita verso quando comincia ad arrivare sui 70 gradi. Non c'è bisogno di nessun tipo di termometro, si tratta solamente di aspettare. Lo capirete immediatamente che quello che avete davanti è un gel, perché diventerà come un enorme che si staccherà dalle pareti della pentola. Come vedete sta cominciando ad addensarsi. Continuate a lavorarne, perché sennò vi si attacca al fondo. Quando si staccherà perfettamente dalle pareti, diventerà uno gnoccone, spegnete il gas. Ecco il nostro grande gnocco, tranquilli, non lo mangiamo così. Adesso dobbiamo semplicemente aspettare che si raffreddi un po' per poter inserire il mascarpone. Quindi adesso siamo circa sui 70 gradi, dovremo arrivare verso i 40. Anche qua, se avete un termometro da cucina, meglio. Se non l'avete, non è importante. Basta che aspettiate che si tiepidisca un po'. Mentre il nostro grosso gnocco si sta raffreddando, prepariamo la base per la carbonara. Metto i tuorli in una bacinella, aggiungo il parmigiano e il pecorino. Lavoro il tutto. Ecco, una volta che ho mescolato molto bene le uova con il formaggio, metterò questa bacinella sopra una pentola in cui avrò messo dell'acqua calda fuori dal fuoco per tenerle al caldo in maniera tale che siano cremose al punto giusto, ma non una frittatina, per condire i nostri gnocchi. Vedete? Lo si può addirittura toccare con le mani. È intiepidito, quasi raffreddato. A questo punto aggiungiamo anche il mascarpone. Qui dovete lavorare un po' di sana pazienza e volontà, perché ci vorrà un pochino. Sono passato a usare un misto di ligno in maniera tale da fare più forza. Ecco, questo è il nostro impasto, è stato abbastanza mescolato decentemente. Adesso con le mani formiamo delle palline
non usate farina, non usate niente, se non proprio solo e soltanto l'impasto, per avere degli gnocchetti più o meno di questa grandezza. Ecco, io qualcuno avevo già cominciato a farlo. Ecco, appena abbiamo finito di farli, li prendiamo e li mettiamo in una pentola d'acqua bollente salata per farli cuocere molto velocemente. Io uso questo sistema. Li metto in un grosso codino, va bene anche uno scolapasta, così, e li faccio cuocere a immersione in questo modo, perché non voglio che non voglio cuocerli oltre un minuto. Li tengo dentro, così sono già pronti per essere presi. Ecco, adesso che sono cotti li prendo, li metto in un piatto, tolgo la pentola e metto una padella dove ho fatto sciogliere una noce di burro e li faccio saltare velocemente. Ecco qua. Padella fuori dal gas, dal fuoco comunque, metto la nostra. Il nostro composto per la nostra quasi carbonara e mescolo. Impiattiamo. Prendiamo un po' di pepe, e la nostra pancetta croccante. Crepi l'avarizia. La ricetta con gli ingredienti, anche quelli che ogni tanto mi dimentico di raccontarvi, si trovano tutti in descrizione. Se questo video vi è piaciuto, e vi sono piaciuti anche gli altri, iscrivetevi al mio canale. Grazie, ciao!